Ragazzi, è appena finita la partita. Io veramente non ho parole. Cioè, perdere 4-2 contro una squadra che ha preso 4 pere dal Frosinone è inaccettabile. E beh, però l'avevamo detto, questa è già la vigilia si era capito. Ma c'è troppa euforia per intorno alla Juventus. Dobbiamo stare calmi. Pezzo di merda di una latrina del cazzo che sei in panchina. Ma quando è che vai fuori dai coglioni? Tu, brutto figlio di puttana di una sottospecie di allenatore del cazzo. Caro Massimiliano Latrina Allegri, tu, ma ormai è inutile che lo dico, tu non sei un uomo, sei una sottomerda. Non avrai mai il coraggio di andare a darti la telecamera, dice mi dimetto, chiedo scusa. No, oggi darei la colpa ai giocatori. Che poi giocatori non ne parliamo. Oggi peggio, Szczęsny veramente non dovete strappargli il patentino da portiere a Szczęsny. È una cosa inguardabile oggi è stata. 3 gol su 4 subiti per colpa delle sue cagate. Poi è inutile che nell'ultimo del quarto gol date la colpa a Gatti. Gatti sbaglia, ma Szczęsny che cazzo ci fa ancora a bandierina da calcio d'angolo dopo che hai battuto il pallone? Vai in porta, no? Coglione di un portiere del cazzo! Sei un portiere del cazzo, sei un miracolato! Quello tu sei! Altro inguardabile oggi a centrocampo è il vostro grande Rabiot, che alcuni di voi lo paragonano a Xavi, a Iniesta o pure Andrea Pirlo. No, ragazzi, Rabiot è l'anticalcio. E poi c'è gente che vorrebbe prolunghiamo il contratto di un anno o due. Puh! Prolunga gli sta ceppa di minchia, prolunga. Vlahovic che sbaglia un gol praticamente a tu per tu nel secondo tempo, secondo me se l'avrebbe segnato avrebbero dato il fuorigioco, però oggi non c'era neanche lui. Ragazzi, gli unici che salvo sono McKennie, Chiesa e poi Fagioli, Nicolò Fagioli. Questo è un giocatore che deve giocare titolare sempre, hai capito? Latrina di merda che sei in panchina. Pezzo di schifo che non sei altro. Hai capito? Devi metterlo titolare. O togli quel cazzo di Broccatelli oppure togli quella merdina francese che oggi è stato il peggiore in campo insieme al polacco. Hai capito? Eloquente il gesto di Fagioli nei minuti finali. Sul cerchio di centrocampo, pallone tra i piedi. Gesto per dire a chi la do la palla? Questa è una squadra che non ha un gioco perché non viene allenata. Adesso gli allegriani del cazzo diranno: vedi, date la colpa a Magnanelli. Magnanelli, ecco i risultati di Magnanelli. Sì, ma per piacere, va là. Qua l'unico che deve sparire è Allegri. Vattene via. Sei la sciagura della Juventus. Sei una sciagura. Vattene via, se no prima che vengo io ti prendo io a calci nel culo. Perché tu andresti preso a calci nel culo. È chiaro? Fai schifo. Sei una merda da allenatore. Se hai le palle, cosa che non hai, perché le palle ce le avrai nel culo, dimettiti. Dimettiti, dimettiti.